Salve a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarium. Prima di cominciare vi invito a registrarvi al canale se non l'avete già fatto e a lasciare un like su questo video. Oggi andremo a parlare di due argomenti, l'aspetto tecnico della mia stampante Anet A8, ormai Leo C8, che è totalmente stata trasformata, e di un prodotto che mi è stato mandato da un'azienda che si chiama, scusate ancora di no, Filo Print, dove ne parliamo e consideriamo un po' gli aspetti pratici. Adesso cominciamo prima dall'aspetto tecnico della stampante. Ho avuto un problema: per quasi 2 mesi ho dovuto tenere la stampante ferma, 1 mese a causa del Covid perché sono stato ammalato, e l'altro mese ho cercato di rintracciare il problema. In pratica né il piatto né l'ugello si riscaldavano più. La stampante dava un allarme, infatti io ho un Marlin, e mi segnalava problemi sul riscaldamento. Andando a misurare la tensione sopra i MOSFET, perché io ho dei MOSFET che pilotano il piatto e l'ugello, arrivava la tensione di 12 volts. Quindi stranamente pensavo, cioè assurda sta cosa, che non era normale. Allora ho pensato che i MOSFET erano rotti, ho sostituito i MOSFET, tempo mi sono messo a progettare un nuovo MOSFET perché pensavo che comunque quelli non erano più idoni, e il problema era rimasto. Dopo un po' mi è venuto un po' la curiosità, cosa che avrei potuto fare prima. Ho tagliato il cavo, l'ho sezionato, e ho notato che il cavo in parte era, diciamo così, cotto. Infatti i colori all'interno non erano identici, in parte era scuro. Quindi ho ipotizzato che il cavo era stressato. Allora ho detto, vabbè, mi trovo e cavo e cambio tutto il cavo. Nel sostituire il cavo, trovo il problema. In pratica, in un punto del cavo, una parte nascosta la stampante, il cavo si era bruciato. Il motivo era che tempo dietro, quando ho costruito la stampante, ho utilizzato un po' quello che avevo in casa e ho usato come cavo una sezione di 0,75. In pratica era un cavo utilizzato per le luci di casa, 220 e 50 Hz. Quelli là sono idoni a queste sezioni. Però la stampante 3D utilizza correnti molto elevati, arriviamo anche ai 5 A, è insufficiente, e nel corso del tempo non mi è venuto in mente l'idea di sostituire il cavo. Quindi, facendo un paio di calcoli, ho sostituito il cavo della stampante con un cavo da sezione 1,5, l'ideale sarebbe 2, però a causa del fatto che i connettori non sopportano quella tipo di sezione, non riesco ad attaccarli, mi sono limitato a 1,5 e comunque va bene. Nel misurare la tensione, vabbè, la mia tensione comunque dava sempre 12 volte. Perché non sono riuscito a capire il problema prima? Perché il cavo in parte era ancora attaccato, i tester, anche se è appeso anche un sol capello di rame, la tensione me la misura sempre. Quando è che si vede il problema? Quando c'è l'assorbimento, perché un capello di rame non può passare tutta la corrente, quindi si comporta come una resistenza ai suoi capi, c'è una caduta. Infatti, quando mandavo in riscaldamento il piatto, l'ugello, la tensione a 12 volt scendeva a 7,5. Infatti, in un'altra occasione, pensando che il problema fosse proprio l'alimentatore, uso un alimentatore ATX per alimentare la mia stampante, ho sostituito anche quello utilizzando un alimentatore ATX che mi ha regalato un collega, e il problema era identico. Ritorniamo al fatto che fosse il cavo, non ci avevo proprio pensato. Quindi alla fine, cambiando il cavo, ho risolto il problema. Vi dico questo perché vi può succedere anche a voi, quindi controllate le sezioni dei cavi, che è importante che siano almeno 1,5, almeno, l'ideale sarebbe 2 mm. Se riuscite a utilizzare 2 mm con i giusti capicorda all'interno dei connettori, ancora meglio, perché quanto più è grossa la sezione, quanto minore la caduta di tensione, avete tutto la tensione sufficiente per riscaldare il piatto. Infatti ho notato anche nei tempi di riscaldamento una differenza, infatti adesso riscalda anche più velocemente rispetto a prima. Detto questo, passiamo a recensire un materiale davvero buono. Io fino ad oggi, e non vi faccio il nome della compagnia, ho utilizzato il materiale PLA polacco. Purtroppo, non so il motivo, non sono più riuscito a contattare questa azienda. Forse a causa del Covid hanno avuto problemi tecnici sul sito, non sono riuscito a fare quest'ordine. Intanto avevo necessità di comprare questo materiale perché sto, non so se si vede bene, sto realizzando questo, che è una riproduzione di un pechinese, il mio migliore amico di infanzia.
quindi mi era venuto i desideri di voglio stampare, e mi mancava un quarto, quindi una coscia di questo oggetto da completare. Partiamo prima con la premessa che, come sulla stampante, è un sistema operativo Marlin, quindi riesco a personalizzarlo come voglio. Però nonostante tutto io ho la necessità di avere un prodotto che si mantenga sempre come impostazione sempre identico, perché comunque già ho realizzato i file G-code e non mi va di rigenerare una continuazione. Infatti vicino alla mia stampante ho una tabella con i vari articoli, i prodotti contrassegnati da un codice che quando mi servono vado a richiamare sul menu della mia stampante direttamente il codice e vado a stampare direttamente. Infatti fornitore a riguardo, vediamo questo qui, sì, ecco qua, questo PLA suggerisce tra le impostazioni di stampa circa 205 gradi di partenza, e invece con il PLA precedente io stampavo dai 190 ai 200 gradi, quindi per questione di esperienza su quel materiale vecchio ho rimasto in impostazione 200 e ho voluto sfidare un po' la situazione. In effetti che cosa ho fatto? Ho stampato lo stesso file, che era la quarta parte del pezzo che mi mancava, a 200 gradi, quindi sono mantenuti 5 gradi al di sotto di quello che era gli aspetti tecnici, i consigli tecnici del produttore. Prima di mandare comunque la stampa, io di solito pulisco il piatto, lo lavo con uno straccio poroso che non graffia comunque la superficie in vetro, e poi dopo ci passo in modo verticale orizzontale della colla a stick e mando direttamente la stampa, perché poi nel frattempo si riscalda il piatto, la colla si asciuga e fa comunque il suo lavoro. Invece il produttore suggerisce, oltre a questo, anche l'utilizzo della lacca. Io, come ho detto prima, sono uno molto tradizionale, cioè diciamo più che tradizionale, sono molto pratico, mi attengo a una linea, quindi ciò che è buono per prima deve essere buono anche per dopo. Non mi scoccio di cambiare impostazione di continuo e rigenerare di nuovo un file solo per un altro prodotto, anche se molti fanno così, perché ogni prodotto necessita delle sue configurazioni. Però come ho detto prima, ho voluto un po' sfidare la cosa, non fare il solito video come fanno tutti per dimostrare la resistenza meccanica o la qualità sul tra le torri e via dicendo. Niente, ho voluto direttamente stampare il materiale e vedere come si comportava. Non fa niente che erano circa 8 ore di lavoro, ma avrei buttato volentieri per capire se questo materiale era idoneo alle mie necessità. È da dire anche che l'ambiente dove è installata la stampante è di circa nel momento in cui ho inviato la stampa era di 13 gradi Celsius e 70% di umidità, quindi già questo può mettere a dura prova del materiale, visto che questi materiali hanno bisogno anche di una temperatura ambientale abbastanza contenuta, parliamo tra i 20 e i 25 gradi, perché se fa troppo freddo il materiale perde adesione. E io, come ho detto prima, ho voluto fare la sfida e vedere come si comportava. Quindi mandiamo la stampa e vediamo quello che succede. Già l'adesione è ottima, nonostante la temperatura ambientale e la temperatura dell'ugello, che siamo ai 200 gradi, sta costruendo la linea esterna che a me mi serve solo per spurgare il materiale dall'ugello, anche se uso un olio all'interno dell'ugello prima della stampa per fare in modo che l'ugello sia pulito da impurità. Ecco qua. Adesso sta costruendo quelle che sono le linee di supporto per la parte superiore del pezzo, e già questo dà ottimi risultati, anche su questo già ottimi risultati, perché diversamente se il piatto non fosse stato trattato bene o il materiale non avrebbe avuto le giuste impostazioni, questa roba qui sarebbe saltato, e sta cominciando a fare quelle che è la parte sottostante del pezzo, successivamente anche il riempimento. Vi faccio notare che io, tra l'impostazione di stampa che utilizzo di solito, 2 mm per le pareti, e per questi tipi di pezzi, parliamo di questi oggetti rappresentativi di animali o giocattoli, utilizzo un riempimento di 10%, perché non ho bisogno di molta resistenza. E se state notando, il riempimento lo sto facendo in modo adeguato, anche meglio rispetto a quello che avevo prima,
e stiamo sempre parlando del fatto che sta stampando a 200 gradi, perché le linee sono molto continue tra l'una e l'altra, a meno fuori tra le linee di riempimento. Stiamo parlando sempre di quelle di riempimento, perché quelle di spessore delle pareti è 2 mm e se vedete i dettagli sono molto evidenti. Si possono notare come è lucida la superficie e come si notano i dettagli. Anche i layer non sono molto visibili, anzi, sembra che la superficie sia molto compatta. Stiamo stampando a una risoluzione di 0.2, questo non è 0.1, anche perché non ne ho necessità, perché dopo il pezzo viene trattato con stucco e vari vernici e la superficie viene liscia, quindi scompare del tutto, come si chiama, i difetti. Infatti potete anche notare una gradevole sensazione di seta, infatti sembra fatta di seta, comunque la struttura è lucida. Ecco qua, una volta stampato, come viene il materiale. Non si notano imperfezioni, la temperatura è rimasta su 12,5, anzi è scesa un po', è aumentata anche l'umidità, perché inizialmente era 13 gradi, siamo scesi, e l'umidità era 70 e è salita a 74. E nonostante tutto vedete che il pezzo è stato fatto egregiamente, perché comunque tenete presente questo pezzo qui ci ha impiegato 8 ore. Sono partito la mattina a fine di stampare verso sera le temperature e l'umidità scendono, e nonostante tutto il materiale ha continuato a stampare in modo adeguato. Passiamo anche una verifica tra i due pezzi, praticamente quello stampato con il materiale precedente e quello stampato con il materiale che mi è stato inviato. La differenza sostanziale sono due: il colore, infatti questo qui si presenta un colore molto più bianco rispetto a quello precedente, forse si nota poco in questo video, e il supporto. In effetti, come vi ho detto inizio video, io ho utilizzato un supporto per la stampa. Infatti il supporto utilizzato per la stampa era quello della coscia, che stava più in alto, e se notate nel primo pezzo ho dovuto effettuare sotto riparazione nel caso, quindi ho dovuto rimuovere il supporto, utilizzate lo stucco per gli sfregi rimaste nella rimozione del supporto e passaggi della carta vetro, o come si chiama, ho dimenticato, non mi viene più il nome di questo tipo di carta abrasiva, carta abrasiva, che io utilizzo di solito una grana 120 o più grande. Invece nel pezzo stampato con il materiale che mi è pervenuto ho avuto meno problemi a riguardo. In effetti si nota benissimo dal video che ha mantenuto più o meno la stessa forma, quindi ha riportato meno sfregi. Infatti in questo caso qui non ho avuto necessità di passargli dello stucco per riparare, ho passato soltanto la carta abrasiva da 120 solo per togliere quelle che erano le punte o i difetti del supporto attaccato. Ok, detto questo, successivamente dovrei fare altri video riguardo a questo materiale, perché come azienda sinceramente non mi conosce neanche e mi ha regalato dei campioni da provare, quindi vi faccio la lista. Mi ha dato del PLA più Esun, non so che cosa sia, PLA più Esun, e sono più o meno campioni da 10 metri, grammi 35, e questo qui PLA. Comunque il PLA lo proverò volentieri e anche in fretta, perché è il materiale che più preferisco. Poi mi ha mandato un ABS RED O1 Optimus, scusatemi la mia pronuncia, non sono molto bravo, di colore verde. Questo qui come materiale lo proverò in una penna 3D che deve arrivare a mio figlio. Vediamo le impostazioni, scusatemi, qui non c'è scritto qua, no, in questo caso il PLA di cui ho parlato prima, PLA più Esun, mantiene le stesse impostazioni del PLA normale, quindi quello che mi aveva suggerito inizialmente di 205 gradi, e questo qui proverò a stamparlo nello stesso modo in cui me l'ha suggerito. Farò un profilo sul mio software Cura, così saprò sempre come utilizzarlo. Invece questo qua, l'ABS,
utilizza temperature minime 250 gradi, velocità di stampa tra i 50 e 80, temperatura del piatto 90-120. Il effetto su questa busta è stato più dettagliato per quanto riguarda i consigli di stampa. Qua addirittura si consiglia stampante con camera chiusa, anche non riscaldata, compatibile con stampa 3D, appunto, perché come sapete l'ABS non è un tipo di plastica che faccia bene alla salute, quindi per questo lo andrò a provare direttamente in una penna che utilizza l'aria aperta e vediamo come si comporta. Ah, poi mi ha mandato un PLA tradizionale, sì, però è di colore nero. In questo caso dice tra l'impostazione di stampa 200 gradi, strano, perché nell'altro che mi aveva mandato, nell'Elite, 205. Vabbè, comunque anche questo andrò a provare con la penna e poi vi farò vedere qualche progetto che avrà a utilizzare mio figlio. Invece questo andrò a utilizzarlo, e spero in fretta, che è il PETG Lite, e non l'ho mai provato, quindi parliamo sempre di un campione di 10 metri, 35 grammi, non so neanche come si va a impostare, sarà un esperimento divertente. Infatti ne ha mandato due di questi tipi qua. Ah no, questo è un PLA seta, slit like. Sì, mi ha mandato un PLA effetto seta, semi trasparente, lucido dall'altro, rosso rubino, non è lucido, è un rosso rubino. Vedremo come qui addirittura dice idoneo anche per le stampanti per macchine economiche, in pratica si riferisce alla mia stampante 3D che mi sono costruito a stampare, ecco, e qui suggerisce di fare una stampa non meno di 210 gradi. Dice di utilizzare 200 gradi solo per le macchine chiuse, quelle aperte come nel caso mio 210, però vi faccio notare che anche se la mia macchina è aperta e avete visto la temperatura ambientale, a 200 gradi ha stampato benissimo. Allora, che dirvi, io per quanto riguarda me, questa azienda si è guadagnato un cliente. Ovviamente nel farvi questo video non sono stato pagato. Il motivo per cui vi sto facendo il video è perché questa azienda, anche non conoscendomi, mi ha regalato questo materiale da provare, e non tutti lo fanno. Infatti l'azienda precedente per cui mi sono sempre rifornito per quasi 2 anni non mi ha mai regalato nulla, a parte qualche sconto perché ne parlavo bene, non i video ma sotto qualche commento, sotto qualche sito dove pubblico anche i miei progetti 3D. A parte questo, non si è mai degnato di regalarmi dei campioni giusto per farmeli provare, neanche oggetti di collaborazione, niente, perché ho chiesto anche se volevamo collaborare con dei servizi video, mi hanno detto pubblica su Facebook, poi ne parliamo, quindi ho lasciato stare. E non solo, io vi parlo anche dal punto di vista professionale. Abbiamo avuto problemi con il corriere, in questo caso avevo utilizzato un SDA che aveva fatto i capricci a non volermi consegnare il pacco, lui si è fatto in 4 con questa azienda e mi ha fatto pervenire il pacco. Questo conta tantissimo, perché diversamente qualcuno avrebbe detto che me ne importo, spediti, il problema deve essere tuo. Invece non è così per legge, perché io che ho pagato un prodotto, la responsabilità della spedizione è del mittente, e il mittente a sua volta ha dei diritti perché ha speso dei soldi per spedire i pacchi. Quindi entrambi avevamo dei diritti, e stando sul territorio nazionale, perché questa azienda è italiana, abbiamo maggior sicurezza, perché l'azienda nel caso mio è polacca. Come volete intervenire a fare anche un'eventuale denuncia? Non lo potete fare. Invece se è italiana, questa qui ha detto sono di Firenze, potete anche provvedere per vie legali se succede qualcosa. Però vi devo dire, si è comportata davvero come azienda seria, e mi ha soddisfatto anche con il prodotto. Quindi se loro mi ascoltano e vedranno questo video, sapranno che hanno un altro cliente. Non sono tra quei clienti che comprano di frequente materiale PLA, però comunque io lo uso perché stampo, come avete visto nel video, materiale per
per divertimento, non faccio meccanica, faccio elettronica, quindi la mia stampante mi serve per realizzare scatole o supporti, oppure per stampare oggetti 3D di personaggi come questo qui. Faccio vedere, ecco qua, questo qui è Spider-Man del mondo Marvel. Infatti, se vedete, questo colore bianco non è quello del PLA che mi hanno inviato, ma l'ho trattato con vernice bianca tempera per renderlo più bianco possibile. Infatti, queste erano anche le mie prime stampe, i miei primi. Invece, con questo qui ho meno necessità di fare questo intervento di sbiancamento, diciamo. Ok, detto questo, rimandiamo a quello che vi ho detto inizio video, di lasciare un like, mi farete molto contento, e soprattutto iscrivetevi, ho bisogno della vostra partecipazione. E vi ricordo che anche se non tutti i video sono di vostro interesse, dategli un'occhiata, magari lasciate comunque un like. Ok, buona giornata a tutti.